Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo nell'orto autunnale ed invernale, ho messo da poco giù i cavoli, i broccoli e quant'altro. Non ho fatto in tempo purtroppo a fare il trattamento con il macerato di pomodoro, l'avevo detto, alla fine non l'ho fatto. Cosa succede? Succede che, se avete visto l'altro video, ve lo rimostro qui in questi fotogrammi, è arrivata la cavolaia e sta cominciando a fare danni. Guardate il tempismo, devo ancora metterli a terra, eh? E c'è già la farfallina che deve depositare le uova della cavolaia. Incredibile, oh, aspettava me. Eccola là, sono due. Adesso mi avvicino, guardate, vedete le foglie mangiucchiate, bucate, qui addirittura manca un pezzo. Qui abbiamo l'ospite, eccola qui, guardate. Ecco, se vado avanti così, nel giro di 10 giorni devo andare al supermercato a comprare le verdure perché non ci rimane più niente. Sono rimasti immuni i fagioli che avevo piantato quest'estate, non ho raccolto per mancanza di acqua, li ho lasciati morire, sono caduti nel terreno e hanno germogliato nuovamente, guardate che belli. Questi hanno buone possibilità di venire su perché adesso tra la pacciamatura e l'irrigazione a goccia, ora l'acqua un po' c'è e quindi probabilmente qualche fagiolo lo raccogliamo. Tornando alla cavolaia, allora qui possiamo fare due cose: raccoglierli a mano, che però non è agevole perché con la paglia dovrei mettermi lì a spostare e vedere fino alla fine, perdo le giornate. Mettere il macerato di pomodoro, però mi occorrono almeno 3 giorni di macerazione e non li ho 3 giorni di macerazione visto che in questo periodo sto lavorando parecchio. Dare un trattamento con un prodotto a base di piretro che però, pur essendo naturale, non è selettivo, nel senso che se ci si posa l'ape, l'ape muore e non voglio questo. Con quello comunque si risolve, perché l'ho provato 3 anni fa. E vi assicuro che dove tocca fa danni. Tanto scusate, mentre parlo io gioco con la gatta. Questa è la gattina di quel video, se avete visto, che abbiamo salvato i due gattini, il marrone e la nera. Ecco, questa, vedete, sta crescendo bene. E dove vado io viene lei. Va bene, dai, piccolo intermezzo. Allora, adesso mi sono consultato un po' con l'amico negoziante, ho chiesto un prodotto completamente biologico e mi ha dato questo. Queste sono delle capsule in gel della Collant contro gli animaletti. Queste addirittura sono contro acari, afidi, cocciniglia, lepidottero del geranio, insomma va bene contro tutti gli animaletti che abbiamo nell'orto e anche in questo caso qui. Non è un insetticida, è un prodotto naturale a base di aglio, quindi di allicina e di altri prodotti naturali che hanno un po' la funzione di feromoni come repellente per gli animaletti. Questo lo si può usare, sono capsule gel, io adesso le apro con voi. Questo prodotto l'ho acquistato, non è un video sponsorizzato. L'ho trovato in tutti i negozi più forniti, ma lo trovate anche online. La confezione così da 24 capsule costa circa 11-15 euro, insomma. Vi dicevo, questo si può usare sia per via radicale, nel senso che si fa una buchetta, si infila la capsula, si dà acqua, si ricopre con la terra, lei piano piano si consuma e il suo liquido viene poi assorbito dalla pianta che mette in circolo queste sorte di feromoni naturali e la protegge un po' dagli animaletti, o per via fogliare come farò io. Dal momento che il negoziante mi ha detto che sono un po' restie, sono un po' difficoltose da far sciogliere in acqua perché hanno una capsula abbastanza dura davanti, le bucherò semplicemente e le spremo dentro l'acqua. Ne vanno 4 di queste per litro. Queste si possono usare anche per via fogliare e il trattamento dura circa una ventina di giorni. Quindi adesso ci mettiamo con la nostra pompa, facciamo un paio di litri, le irroro, quindi 8 di queste capsule e vediamo fra qualche giorno come va. Dopodiché, finito questo trattamento, darò loro il caolino a tutte le piante e quindi le proteggerò in via preventiva. Tu vieni con me? Ok, ho messo circa 2 litri di acqua qua dentro. Dunque, si presentano così, il classico blister con le dentro le pastiglie che abbiamo tutti a casa. Adesso cercherò di non romperlo con le mani, per il semplice fatto che io sono allergico all'aglio. Quindi, onde evitare di morire qui in diretta per shock anafilattico, cercherò di bucare la parte superiore. Ecco qua. Restano attaccate al blister, eh? Sappiatelo. È probabilmente una sostanza vegetale di quelle che si sciolgono ovviamente nel terreno, nell'acqua, però ci vorrebbe l'acqua tiepida. Io per accelerare i tempi la bucherò con un chiodo. E così vi dico anche
l'odore che fa. Ragazzi, aglio puro, mamma mia, per chi come me non lo sopporta è un martirio, però così evitiamo di ammazzare gli animali. È molto oleoso, sembra olio, eh? Anzi, sapete che c'è, mi metto i guanti monouso perché sennò rischio la vita. Sì, preferisco mettermi i guanti perché non so la reazione che potrei avere. Ok, continuiamo. Cioè, tirarle fuori tutte, si perde più tempo a tirarle fuori che il resto. Queste adesso ho visto che sugli agrumi ho dei limoni e degli aranci, ho un po' di afidi, sono tornati, adesso glieli metto anche lì. Questo lo metterò sempre per via fogliare, però voglio fare un esperimento su una pianta, lo metterò invece per via radicale, ma farò un video a parte su quello. Meno male che io i cavoli non devo raccoglierli subito, perché sennò non li potrei mangiare, eh? Anche se qui la carenza non c'è scritto, non è segnalato, mi informo meglio, ma dovrebbe essere pari a zero, essendo tutti prodotti naturali. Comunque è presto, quindi perfetto. Rimane molto oleosa, rimane molto a galla, quindi bisogna mischiare. Mamma che puzza, ragazzi, concentrato di aglio. Anzi, lo tengo perché c'è qualche cosa di estraneo dentro. Ok, torniamo nell'orto e erroriamo. Come sempre il trattamento va fatto la sera. Ora siamo in una giornata abbastanza uggiosa, c'è poco sole. La faccio solo nella parte in ombra, così per motivi di scena, per motivi di ripresa. E il resto poi lo darò stasera, ovviamente. Andrebbe errorato anche sotto le foglie, se ci si riesce. Ho visto saltare una cimice, non so se l'avete vista anche voi. Qui praticamente ho solo fagioli. Ah sì, c'è qualche radicchio. Sui finocchi non lo metto, ma c'ho altri cavoli qui. Questi non sono ancora stati colpiti, però, come non detto, eccola qui, mancano i pezzi di foglia. Devo rifare il trattamento, 2 litri sono praticamente finiti. Speravo in bastassero, perché c'ho ancora una 50ina di piante da fare, più gli alberi da frutto. Ripeto il trattamento, io vado avanti, ci vediamo fra qualche giorno, vediamo i risultati. Sono passati circa 4-5 giorni da quando ho fatto il trattamento, solo che è piovuto per un paio di giorni e anche abbastanza forte, quindi penso che ciò che ho irrorato sulle piante sia andato irrimediabilmente perso. Però volevo fare un'analisi sulle piante, questi sono i broccoletti di Bruxelles, per vedere se c'era ancora qualcosa, ma stavo guardando anche prima. Non vedo nulla. E qui abbiamo un aiutante. Non vedo nulla. Adesso mi sposto un attimino sui cavolfiori, quelli più colpiti, così guardiamo insieme se troviamo qualcosa. Questo ad esempio. C'ho un ragnetto. Non so se lo vedete, di quelli bianchi, non quelli rossi. No, non vedo nulla, almeno uova non ne vedo, ma neanche cavolaia. In effetti non vedo niente, però devo rifare il secondo trattamento. Voglio aspettare che smettesse di piovere, visto che danno pioggia ancora oggi e forse domani. Allora facciamo così, interrompo qui la prima parte del video, anche perché per vedere i risultati occorre un po' di tempo, non mi piace dire cose che poi non funzionano, che poi non sono vere. Quindi vi ho fatto vedere come funziona questo nuovo prodotto a base di aglio e allicina e feromoni naturali. Adesso darò il secondo trattamento, ci rivediamo fra un 20 giorni circa e vediamo se l'infestazione di cavolaia è terminata o meno. Così tiriamo le somme. Mi piace fare così perché ci vuole il tempo affinché le cose funzionino o meno. Non mi va di dirvi cose che poi non sono vere. Bene, allora ci rivediamo tra un po' e intanto vi ringrazio per essere stati con me. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.